progetto che parte da lontano. Sono 10 anni che stiamo scavando, ma in realtà è una storia che ha origini ben più lontane. Sono miei studi portati avanti già dalla fine degli anni 90 per realizzare la carta archeologica del sito dell'antica Aquino. Quindi seguendo poi quelle che sono le mie specializzazioni e utilizzando immagini dal satellite, immagini aeree, in qualche modo era stato possibile ricostruire la griglia dell'impianto urbano, quindi ricostruire, anche se a livello ipotetico, quello che era il tessuto urbano dell'antica Aquinum. Aquinum che non è noto sicuramente, ma ce lo dicono le fonti antiche, è sicuramente il centro romano più grande e più importante lungo la Via Latina, ad esclusione ovviamente di Roma e di Capua. Lo sviluppo dei lavori e quindi l'articolazione planimetrica che è stata portata alla luce ha fatto sì che in qualche modo a livello di ipotesi ci accorgessimo che eravamo di fronte a un edificio termale di dimensioni enormi, inusuali, e composto poi da una sezione dedicata alle femmine, alle donne, e una sezione dedicata agli uomini, compresa una grande palestra. E queste deduzioni erano frutto dell'attività di scavo, quindi non avevamo certezza. E certezza assoluta l'abbiamo avuta nel momento in cui, proprio all'interno dell'ambiente in cui ci troviamo, si tratta del frigidarium maschile, quindi è l'ambiente, la stanza più grande coperta di tutto l'edificio termale, è venuta alla luce con grande gioia e meraviglia da parte di noi archeologi una monumentale iscrizione musiva che di fatto ci ha chiarito tutto. Tutto quello che noi avevamo ipotizzato nei primi anni di scavo nel 2006 è prepotentemente venuto alla luce, e l'iscrizione ci ha permesso di avere le certezze assolute che stavamo cercando. E abbiamo letto appunto il nome del magistrato, Marcus Vecchius, che era il duoviro quinquennale della colonia di Aquinum, ma soprattutto nell'iscrizione abbiamo trovato tutto quello che lui aveva fatto e che dava appunto conferma alle nostre ipotesi. Balneum virile et muliebre, quindi il bagno dedicato agli uomini e la parte destinata alle donne, una cripta, si tratta di un portico chiuso, di una palestra che effettivamente poi è stata scavata e portata alla luce, e di tutti gli ornamenti, quindi colonne, marmi, statue che nel frattempo avevamo scoperto e che continuano ad uscire. La particolarità sta nel fatto che tutto questo lavoro enorme l'aveva fatto a sue spese, e quindi era un mecenate che, per aver raggiunto la più alta carica qui ad Aquinum, aveva fatto costruire questo enorme complesso termale. E noi, con i nostri lavori di scavo e grazie al comune che sta contribuendo in maniera fondamentale, riusciamo anche a restaurare e a valorizzare non soltanto il monumento, ma a questo punto tutta l'area archeologica. Siamo all'interno della latrina nel settore maschile delle terme. Tutti i pezzi utilizzati sono pezzi originali, quindi non abbiamo cambiato nulla rispetto a quella che doveva essere la planimetria e la struttura di 2000 anni fa. La latrina, ovviamente i romani avevano un senso del pudore che è un pochino diverso dal nostro, quindi non avevano difficoltà ad andare in gruppo al bagno, e qui la latrina maschile delle terme di Aquinum poteva contenere fino a 15 avventori. 15 avventori che si sedevano sui bancali in marmo, si potevano sedere su questi sedili, ma soprattutto potevano ammirare una scena rappresentata sul mosaico, particolare, curiosa se vogliamo. Si tratta di una scena nilotica, erotica, con la presenza di pigmei. Di fatto, su un'imbarcazione, su una piroga che ha la prua con testa d'asino e una bulla, una campanella al collo, troviamo 4 personaggi, 2 centrali in atteggiamento amoroso, e un pigmeo laterale che, armato di scudo, mazza ed elmo, combatte con un coccodrillo,
mentre il nocchiere, il rematore dell'imbarcazione, è una raffigurazione scherzosa del dio Anubi, con il muso di sciacallo, però reso con la gobba e le orecchie. E poi altri animali o vegetazione nilotica sono rappresentati nel riquadro. Abbiamo delle tartarughe, abbiamo delle paperelle, abbiamo dei fiori di loto, eccetera. Il funzionamento è molto semplice, se vogliamo. Entrava acqua pulita attraverso una conduttura in questa vasca centrale, l'acqua bianca, l'acqua pulita scorreva nella canaletta che vedete sotto i miei piedi e buttava l'acqua all'interno della fogna che è nascosta dei bancali in marmo e serviva quindi a pulire dai rifiuti la fogna stessa. E i restauri sono stati fatti lo scorso anno e quindi abbiamo in qualche modo realizzato anche una copertura che ci permette di tenerla aperta tutto l'anno e di renderla visibile e visitabile quotidianamente. Con la campagna di scavo 2019 sicuramente apriremo nuovi fronti di scavo. Il comune di Castrocello nel 2017 ha acquisito un nuovo lotto di terreno alle mie spalle, all'interno del quale insistono dei monumenti molto grandi e molto importanti: il teatro romano, l'edificio absidato, il cosiddetto Tempio di Diana, che appunto è un tempio. Quindi le nostre ricerche progressivamente si sposteranno anche in questi settori, finalizzando il lavoro nel tentativo poi di scoprire il foro della città romana, la piazza principale, la piazza centrale della città romana, che sicuramente doveva insistere intorno a questi grandi monumenti. Soltanto per fare capire, non per mettere in competizione questi due centri, do dei numeri per far capire la differenza tra Aquinum e Pompei. E l'estensione di Pompei copre sostanzialmente una sessantina, circa 60 ettari, ed è stato calcolato che potesse contenere 40.000 abitanti. Facendo un semplice rapporto, possiamo dire tranquillamente che Aquinum si estendeva per oltre 100 ettari e quindi verosimilmente tra i 60 e gli 80.000 abitanti potevano vivere e abitare all'interno della città romana. Ripeto, la città sicuramente più grande e più importante lungo la Via Latina, via fondamentale che univa Roma con Capua. Sono arrivata qui io nel 2014 e dopo da studentessa della scuola di specializzazione di Lecce, e adesso da 3 anni a questa parte invece sono una delle coordinatrici insieme ad altre due colleghe di alcune aree dello scavo. Quindi un'esperienza molto importante, oltre che di formazione e di crescita, e adesso siamo noi a trasmettere il nostro lavoro a tutti gli studenti che da diversi atenei, non solo italiani ma anche di varie università europee, vengono a fare attività di tirocinio all'interno dell'area archeologica di Aquinum. È un'esperienza molto importante, appunto, di crescita, perché i ragazzi vengono a contatto non solo con gli strati veri e propri, quindi, ma anche allo studio delle ceramiche e di tutti gli oggetti che vengono ritrovati all'interno degli ambienti. Allora, questo che vedete è il tepidarium interpretato come tepidarium maschile, quindi un ambiente riscaldato in corrispondenza del settore maschile dell'impianto termale. È un ambiente riscaldato e lo vediamo dalle pile in laterizi visibili, scavate ad oggi circa 223 pile. Un grande vano, il cui pavimento mosaico bianco-nero è conservato a un'altezza più elevata rispetto al piano che si vede e resta in corrispondenza delle nicchie raffigurate con alcuni animali fantastici e reali, tra cui il famoso rinoceronte di Aquinum. Il vano è riscaldato da due forni, due prefurni in particolar modo, di cui si vedono le spallette, sempre in opera laterizia, che alimentano il grande vano. Molto simile al precedente come idea strutturale è quest'altro ambiente riscaldato. Qui siamo nel reparto femminile, nel settore femminile. Questo è un vano, anch'esso riscaldato, interpretato come caldarium femminile. Un vano molto più piccolo, anche in questo caso sono presenti le tipiche pile in opera laterizia e un condotto per l'entrata dell'aria riscaldata dai preforni di servizio.